L'orologio della timbratura non c'è più. Non c'è più. Scusate. È il mio solito incubo ricorrente. Perché proprio qui, in questo edificio, c'era tanti, tanti anni fa la megaditta nella quale ero schiavo. Ho capito che solo rivisitando il passato mi potrò liberare dai suoi fantasmi. Ecco, queste sono le scale che io ho salito e disceso 4 volte al giorno per 7 anni della mia vita, vale a dire per 1.575.000 volte. Per questa visitazione ho dato appuntamento ad un mio vecchio compagno di stanza, il dottor Francesco Tibì, ora avvocato di grido a Roma. Ecco, vieni, Franco, credo di qua. Sì. No? Ecco, questa. Dunque, questo era il corridoio, questa stanza qui era... C'era Giorgio Leone. Ah, Leone, grandissimo batticazziere. Cioè, nel nostro gergo era uno che non faceva mai niente. Questa mi sembra Mughini. Sì, Mughini. C'era Mughini. Mughini, quel megalomane che noi si chiamava Wanda Osiris. Era, sì. Si chiamava Wanda Osiris. Poi qui... Qui c'era Repetto. Repetto, Che fra l'altro, ma, un tipo grigio. Simpatico, però, adesso lui, chissà. Ah, ecco, qui. Quella mi sembra la nostra stanza. Questa è la nostra. Ah, qui hanno fatto un salottino. Bello. Qui hanno fatto un salottino. E qui, ecco. Permesso? Entra. Sei emozionato? Beh, un pochino sì. Permesso? Ma che? Scusi, possiamo entrare? Disturbiamo? Veramente? Scusi, Buongiorno. 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 Posso chiudere? Sì. Beh, ma non, perché la signorina ride, ma lei ha una faccia terrificata, Interruzione. Vuol venire? No, le spiego, scusi, anzi lo spiego a tutti. In questa stanza io ho passato 4 anni della mia vita. No, sì, c'era il mio ufficio. E lei è molto che lavora qui? 3 anni. 3 anni. E lei è molto che lavora qui? 2 anni. 2 anni. E prima cosa c'era al posto? Io non lo so. Lei lo sa? Una società. Una? Una società. La nostra società. Era la nostra società. Dove 15 sarà... anni fa 15, no, c'era il nostro ufficio in questa stanza. No, scusa. Io sono andato via prima. L'avvocato è andato via prima, fra l'altro. No. Era esattamente 12 anni fa. Senta, io vorrei ricostruire l'ambiente. Sì, tu stavi lì, mi sembra. Sì, ecco, spostiamo. Rimanga. Si metta giù! Scusi, una leggera violenza perché la vedo un po' stordito. Stordito nel senso buono, lei lo capisce, no? La sedia era lì. Ecco, io ero seduto. Questo era il mio tavolo da lavoro. Io stavo qua. L'avvocato TB stava esattamente là, qua. Fra l'altro. Ecco, io qui ho passato esattamente. Scusate, un momento di quasi vera commozione. Tu non sei leggermente sì, emozionato? Sì, anche a me. Beh, lei ha detto 3 anni? Le piace questa stanza? Sì, molto. Beh, insomma, no, molto no. La stanza è oscena, dico la verità. Voglio dire, lei non c'entra in questa vicenda, quindi si sta addormentando? No. Benissimo. Allora, sa cosa vuol dire passare 4 anni in una stanza, sempre nella stessa stanza, mattina, pomeriggio, sera? Io ricordo che avevo messo a punto il famoso barrato da impiegato, ecco, io riuscivo veramente a, con lo sguardone, con l'occhione fuori, a volare, volo umano, fuori, sopravvivevo volando sulle montagne. E poi c'erano altri escamotage, altri trucchetti. Per esempio, fai vedere farmi alle signorine il trucco della giacca. Sì, il trucco della giacca. Senta, posso usare la sua giacca? Qui ce n'è una. Ma non me la asciugo. No, non gliela asciugo. Non gliela asciugo, non abbia paura. Allora, attenzione. Giacca civetta, vale a dire. Si veniva in ufficio con 2 giacche. Una, la giacca civetta, la si metteva al posto di lavoro. E l'altra, la si indossava. Quando il capo ti cercava, telefonava e diceva, per esempio, a lui che stava di guardia. Pronto? TB, c'è villaggio? Ma deve essere qui nei dintorni, c'è la giacca qui. C'è la giacca, quindi c'è. E io invece con la giacca civetta, e io, anche lui, adesso lui è diventato un avvocato di grido e quindi si vergogna. Ma lui è l'inventore della giacca civetta, lo voglio dire di fronte a tutti! Sì! Ah, no, dai, sei stato tu a insegnarla a tutti noi. Classico odore di piedi, abbia pazienza, Allora, alle volte, con la giacca da uscita, giacca civetta di guardia, io andavo addirittura, nelle giornate d'agosto, anche a fare un bagno a Tahiti. Thank you.
maschione. Vieni. Paolo, sono Franco, esci. Ti cerca De Lollis. Ecco, questo. Esattamente questo. È l'archivio che era un po' l'antro di Aladino, l'archivio misterioso. Beh, vi dico che sono abbastanza emozionato anch'io. È rimasto più o meno tale quale. Era l'archivio dove tenevamo la cancelleria e gli stampanti. Beh, adesso c'è un'altra società, non c'è più quella dove lavoravo io. Beh, aveva un'importanza straordinaria nella nostra vita aziendale. Nelle giornate di stanca, cioè dopo mangiato, quando veniva la Bioccone, mentre Alfido Ferrari vegliava giù, dove adesso c'è la manicure. Ebbene, vedete questi loculi, queste specie di lettini a castello? Ebbene, noi si veniva qua, ci si attrezzava, ecco, si attrezzava una specie di, con gli stampati, una specie di comodissimo, meraviglioso lettino, dove si veniva a dormire. Ambiente freschissimo, sogni meravigliosi. Oh, naturalmente i più raffinati attrezzavano anche un materasso fatto di vecchi giornali, perché non si veniva solo a dormire, ma quando si era soli, in questo posto venivamo ad espletare, insomma, avete capito, delle funzioni sessuali, si veniva, sì, in un archivio. Io l'ho fatto per 6 anni. Beh, chiaro, non posso dire con chi, naturalmente, ma la funzione fondamentale di questa specie di luogo delle meraviglie è che si poteva, attraverso una fuga, perché si doveva evitare il controllo giù in fondo alla porta, perché bisognava consegnare, se si usciva, una specie di cartoncino nel quale c'era il permesso del capo per poter uscire. Allora, fuga attraverso l'antro delle meraviglie. Eccolo. Una scala. La scala si appoggiava qua e cominciava veramente un'avventura estremamente pericolosa, perché da una porta finestra si andava direttamente al mare. Venite, venite, vi faccio vedere io. Era un passaggio segreto che eravamo in pochi a conoscere. Poi attraversavo il tetto a cupola del Cinema Superba e cominciava un percorso di alta e pericolosissima acrobazia aerea. Pronto? Pronto? Sì? Sono De Lollis. No, è un attimo fuori stanza. Vedo qui la sua giacca. Mi fate chiamare l'allenamento. Senz'altro, dottore.
Pronto, Lido? Avvertire il villaggio. In caso di pericolo ero in grado di compiere il percorso inverso in 4 minuti e 46 secondi. Autentico record aziendale. Dopo spiego tutto, dovete... Ma quando, dopo? Come, aspetta, ma qua? Ah, villaggio, l'ho fatta chiamare per la pratica si del forni. Sì. Ma cosa ha fatto in testa? Come? Ah, sì, io mi sono... Dato che oggi c'è molto caldo, mi sono permesso di mettere la testa sotto il rubinetto in bagno. Allora, va bene. Comunque, a mezzogiorno puntuale qua, per favore. A mezzogiorno con la pratica serve. Benissimo. Arrivederci. Benissimo. Vada pure. E questo invece è il neo mostro. La nuova apocalittica sede della mega ditta. Ecco, lassù in alto, dove ovviamente batte il sole, al 12° piano mi sta aspettando il mega presidente galattico in persona, Lucien Siguri, amministratore delegato e vice direttore generale dell'Italia Impianti. È permesso? Prego. Permesso? Buongiorno, mi deve, scusare... Posso darle la mano? Certo, per carità. Questa... Si accomoda. Mi posso sedere? Ma certo, perché? Queste... Ecco, no, le spiego, perché lei forse sa un po' la mia storia, no? Io sono stato... Qualcosa ho sentito, sì. Ho sentito raccontare. Non tutto proprio, ma insomma. Cioè, io sono abbastanza, nonostante tutto, emozionato, perché questo è un po' l'empireo, cioè è la stanza del presidente galattico, per intendere. Queste poltroncine non sono di pelle umana, no? No. Sai che io raccontavo che c'erano varie gradazioni di pelle, cioè c'era lo Sky per i dirigenti piccoli, poi c'era il cuoio e per i galattici come lei la pelle umana. Ma questo... devo dire che è stato un po' democratizzato, come lei vede. Ormai è plastica e tutti usiamo plastica. Anche queste sono di plastica. Certo. Una delusione. Mi dispiace. Ecco, le devo fare una confessione. Cioè, entrando qua dentro, lo schema, cioè l'iconografia classica del mega presidente, per me era legata ai simboli del potere, che erano l'immancabile pianta di ficus e qualche bel quadro naif alla parete, le tende lunghe, la moquette che c'è, ma non è una moquette però molto fastosa. Perché questo? Perché lei vive in questo clima quasi francescano? Ecco, io che racconto quando esco, perché mi domanderanno ma com'era la stanza? Ma devo dire che i segni del potere esistono, ma sono modificati. Ah, ecco, questo è importante. Qui, per esempio, c'è una fotografia, sono col presidente della Repubblica del Messico, Echevarría. Sì. Va bene. Siamo a Taranto e vediamo un altoforno in fotografia, che poi sono riuscito a venderli e che è stato costruito. Sembra poco, ma è tanto. Qui lei vede una specie di disegno dove si vedono un piccolo porto a piccola dimensione e poi delle cose schematiche in colori. E il disegno che ho messo sul tavolo dello Shah, facendogli intravedere che cosa poteva essere Bandar Abbas, si è interessato molto, mi ha chiesto ma sono 4 o 6 i forni, me lo ricordo ancora, e poi la trattativa è andata avanti per 3 anni, adesso abbiamo concluso i contratti. È una grande acciaieria. È una grande acciaieria in Iran. Che io quando incontravo, non dico perché il galattico io non l'avevo mai incontrato nella mia vita, ma quando incontravo un dirigente, un direttore, avevo dei sintomi precisi, cioè le mani sudavano. Davvero? Sì, c'era la faccia zerata e c'era in tutti un leggero
una leggera tendenza a incurvare il capo. Ma che cosa si temeva praticamente? Nulla in realtà si temeva. Era una reazione spontanea. Era una reazione spontanea del servilismo e si diceva, mi ricordo che c'era un eccesso di titoli, era avverso, signor dottor ingegnere. Un'accumulazione? Si diceva prof. Professore, alle volte Lupman per... Veda, io sono amministratore legato, non ho titolo, non ho nessun titolo, anche perché ho studiato all'estero e non in Italia. Dunque, sì. Non sono neanche ingegnere, qualcuno mi dice ingegnere, qualcuno no. Dunque, altri tempi, dottore neanche in sogno, non parliamo adesso di commendatore o altre cose di questo tipo. No, sono cambiati i tempi. Senta, glielo chiedo senza servilismo, glielo chiedo, insomma, così, alla buona, come si fa adesso nei corridoi di questa ditta. Lei, ora come ora, mi riassumerebbe... Dica la verità. Ora come ora, sì. E lei come lei sì, è sì, ora. Sì. Ma aggiungerei due o tre volte. L'età, l'esperienza, il background, sì. Poi per fare che cosa? Direi che i miei poteri di assunzione sono limitatissimi. Sì. Io direi che se io volevo farla assumere per, o per fargli sì. piacere o per la simpatia che, sì. che ho per lei o perché qualcuno alla RAI o altrove sì. mi avrebbe raccomandato questa cosa, sarei quasi impotente. O farebbe una specie di colpo di forza, certo. Un'imposizione che saprebbero tutti certo. e che verrebbe a carico della mia gestione. Dunque potrei forse farlo, ma sarebbe molto difficile. E chi me lo fa fare di rischiare la mia sì. reputazione di manager sano soltanto per assumere lei? Dunque credo che sarebbe difficile. Molto difficile, va sì, bene, sì, è una leggera sì, delusione. Sì, sì. E senta, mi tolga l'ultimo dubbio, perché io non voglio avere rimpianti. Io, se fossi rimasto qua dentro, se 11 anni fa non mi fossi licenziato per andare a fare, a tentare questa avventura a Roma, che strada avrei avuto? Direi che sarebbe stato, secondo me, così, insoddisfatto, ecco. Insoddisfatto. Molto. Ah, quindi mi tranquillizza, bene. Io credo che, conoscendo oggi la sua personalità, ha fatto bene a un certo momento di scegliere la strada della sua affermazione laddove aveva più da dire, ecco. È ricevuto dal mega vicepresidente galattico in persona. Non lo sarei mai aspettato, dico la verità. Beh, lui ha detto, avete sentito, no? Che è cambiato tutto. Che gli impiegati vivono meglio, che hanno molta luce, che la mentalità è cambiata. In effetti sono passati molti anni. Diamo un'occhiata qui a questa stanza. Eh? Venite, venite. Ma... Il classico barrato di una volta, il vecchio barrato da impiegato, sta dormendo con gli occhi aperti, una tecnica raffinatissima. E lì, il dormitore angolare. Beh, per diventare dormitori angolari ci vogliono almeno 18 anni di servizio. Incredibile. Dormitore angolare. Questo? Il dormitore plateale. Beh, questo è uno nuovo, un novizio, ma ho la sensazione che stia sognando. Forse prati verdi, campagna. Sta sognando, beato lui. Villaggio! Villaggio! Sì! Fantozzi, sono io o no? Sì, il vero Fantozzi è solo lei, ma mi raccomando, non lo dica a nessuno! Grazie! Addio! Addio!